Elena, via. E Daniele. Quanti anni hai? 13 e mezzo. Se ti dico migrazione, tu cosa immagini? Delle persone che scappano dal proprio paese per salvarsi da una guerra, da problemi che comunque ci sono in quel paese. Che però secondo me non tutti in Italia potrebbero venire, perché sennò dopo ci sarebbero anche più immigrati che italiani, quindi sarebbe meglio spartirli su tutti gli stati. Perché queste persone scappano? Perché sennò le ammazzano, le uccidono. Come ti immagini la guerra? Distruzione, che sempre il terrore di uscire di casa, perché ci potrebbero essere dei bombardamenti, così. Pensi che un giorno le guerre finiranno mai? Dipende, le guerre si creano perché le persone sono stupide, se la gente cambia un po' la testa le guerre finiscono. Secondo te si può uccidere in nome della religione? No, perché non dobbiamo... Se una persona pensa una cosa, noi la dobbiamo lasciare pensare quella cosa. E loro devono lasciare pensare a noi quello che pensiamo noi. Se ti dico la parola futuro, tu pensi alla preoccupazione o alla speranza? Alla speranza. Forse un giorno si avverrà una collaborazione fra tutte le potenze del mondo per distribuire tutte le cose ugualmente, quindi le guerre finiranno. Cosa vorresti fare da grande? Finanziere come mio padre. Non lo so, forse di insegnare in qualche scuola. Sono ecologico, mi piace aiutare la gente, per esempio medico. L'agricoltura. Questa passione è nata soprattutto da un piccolo orticello che abbiamo affittato con mia madre e abbiamo iniziato a coltivare tante cose, i pomodori, l'insalata, sanno, abbiamo coltivato tante fave. Le fave erano anche buonissime. Te lasceresti mai il tuo paese per andare in un altro sconosciuto? Se non cambia, sì, per la crisi, che però se passa... Rimango, però se non passa vado via. No, non mi ci venirebbe mai pensato di lasciare il mio paese per andare da un'altra parte. Anche se qua ci fosse la guerra? Sì. Dipende da quello che succede. Se c'è la guerra, sì. Che cosa serve secondo te per essere felici? Non sentirsi superiori agli altri e non litigare per cose inutili. Meno arroganza tra l'uomo. Secondo te, che cosa sapete voi ragazzi di più dei grandi? Secondo noi abbiamo lo spirito di iniziativa, cioè noi pensiamo in grande, pensiamo di cambiare il pianeta un giorno. Gli adulti comunque lo vedono sempre preciso sul lavoro, sui soldi o altre cose, invece altri bambini sanno comunque divertirsi anche, oppure sanno aprire più gli occhi rispetto agli adulti. E secondo te qual è la cosa più bella che potrebbe accadere per tutti? La fine della guerra sicuramente, nelle guerre sicuramente, in tutte le parti del mondo. Poi la distribuzione delle risorse del pianeta ugualmente per tutti, senza nessuna distinzione. A me la cosa bella che potrebbe accadere a me è di rivedere nonno e il bisnonno, che sono morti l'anno scorso, e anche la bisnonna. C'è la mia bisnonna che è morta l'anno scorso, ne era tanto affezionata, anche se gli ultimi tempi non mi riconosceva neanche più. Invece nonno ero tanto affezionato anche a lui, perché comunque sia lui mi toglieva tutte quante le soddisfazioni possibili. Invece il mio bisnonno mi è morto quando ero più piccolo, non mi ricordo più tanto di lui. Però mi ricordo sempre che ogni volta che andavo a trovarmi mi dava le caramelle sul letto. Tu ci credi in Dio? Così è così. Quindi come te lo immagini? Quando devo essere interrogato... Non mi interroga, non mi prende, tipo così. Non mi chiama.